persone, quel signore non ci vedevamo da ben oltre 20 anni, poi sono venuto 3 volte in 3 anni da queste parti, per cui ci siamo rincontrati dopo anni lontanissimi, eccetera. Non fatevi questioni, ripeto, con me sul numero, su queste cose. Spiace, io sono, lo so, adesso sai, ho una responsabilità politica anch'io certo, mi piaccio certo. Se vado a fare riunioni in giro, siamo 4, se cerco di mettere in piedi dei circoli, sì, sì. E devi fargli tu il volantino perché non c'è uno che vada, insomma, siamo davanti a una situazione di questo tipo, ma continuo a dire che dopo 14 anni di mazzate, il fatto che ci siano persone vuol dire che ci sono eroi ancora, no? Tutto dove mi capita di parlare con persone, non ho che ammirazione per il coraggio e la volontà che viene espressa, anche perché insomma abbiamo alle nostre spalle purtroppo sconfitte, problemi e mille cose di questo tipo, insomma ci sono sempre possibilità. Ho sbagliato a prendere il libro adesso perché ho preso questo, ah, che bene, è quasi identico, sì, e poi questo è un libro di cui abbiamo parlato ieri a Pistoia su Berlinguer, alla stessa. Sì, sì, grazie. Allora, abbiamo fatto questo libro, abbiamo cercato di tirare follemente sul prezzo perché sappiamo bene quali sono le nostre casse. Con l'editore non è stato facile, perché questo editore che fa questa casa editrice a Bordeaux viene dalla vecchia Editori Riuniti, che sapete era la casa legata al PC, eccetera. Sostiene che i prezzi stiano salendo maledettamente per la carta e per l'energia e per altro, che poi non avendo una tiratura folle, evidentemente non sia facile contenere il prezzo al di sotto di questi 15 euro che abbiamo diciamo strappato, insomma. Avevamo anche chiesto che la copertina fosse un po' diversa, fosse un po' più accattivante, no? Un'immagine, una foto, eccetera, eccetera. Lui ha voluto mantenere questa caratteristica che hanno tutti i libri di questa collana. Vedete questo su Berlinguer, mi sembra. Infatti l'ho confuso, l'ho preso dalla borsa. Li ho praticamente confusi perché è la stessa questione, no? Il titolo in rosso, il sottotitolo in nero, piccolo, eccetera. Vabbè, il libro è nato per questi motivi che hai detto e soprattutto ha un taglio puramente didattico, no? Per cui alcune persone magari leggendolo lo troveranno un po' troppo semplice in alcune parti o diranno sono tutte cose che so, però anche le cose che si sanno, se vengono messe in fila, secondo me sono utili, no? Perché molto spesso tutti sappiamo che ci sono state le stragi negli anni 70, no? Che è passato per le nostre storie, le ha vissute giorno per giorno, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Peteano, il treno Italicus, Bologna, l'altro treno, eccetera, eccetera. Ma qui vengono messe in fila, e vengono messe in fila con un filo logico, che è quello del fatto che purtroppo, drammaticamente, mai in genere sono state punite, mai si è non saputa la verità, perché la verità si sa purtroppo, ma mai si è andati a fare sostanzialmente pulizia o altro. In fondo trovate oltretutto un elenco i fatti tragici che secondo me con il governo di estrema destra che abbiamo cresceranno ulteriormente, cioè le aggressioni del fascismo, neofascismo che vi sono state, che sono di vario genere, in alcuni casi sono puramente politiche, in altri casi hanno una matrice razziale, perché uno sta a prendere con il rocco il nero, perché bisogna sempre prendersela con quelli che stanno peggio di noi, no? Si dice sempre che il capolavoro di questo sistema è che persone che guadagnano 30.000 euro al mese hanno fatto credere a chi ne guadagna 1.500 che la colpa è di quelli che ne guadagnano 500, no? Per cui c'è questo scaricabarile continuo. Lì trovate le imprese di Forza Nuova, di Casa Pound e di una serie di altri movimenti di estrema destra, perché cambiano nome continuamente. Ecco, sulla questione posta, vabbè, intanto noi abbiamo delle colpe, perché l'Italia è il paese che ha inventato il fascismo sostanzialmente, che poi lo ha esportato in giro per il mondo, no?
negli anni 30 la gran parte dei paesi europei aveva governi fascisti o similari, tutta l'est Europa, oltre al Portogallo e alla Spagna. Siamo stati i primi al mondo in questo, forse siamo stati i primi al mondo anche in altre cose, insomma, un fenomeno come Berlusconi è nato in Italia e oggi si sta riproducendo, mi pare, un fenomeno simile in tanti paesi del mondo, no? In Argentina hanno avuto un signore che si chiamava Macri, che ha portato un governo liberista tremendo in Argentina, che era un simil Berlusconi, un personaggio molto ricco, molto importante dal punto Anche di in vista Cile mi mediatico. pare, no? Quello prima. Come? Trump, anche in Cile se non voglio qualcuno. Piñera non era mica Sì, lì. più o meno, insomma, ma Ce ne sono tanti. la somiglianza tra Berlusconi e Trump non è, insomma, un po' altri, insomma. E quindi noi abbiamo avuto questo a faccenda, insomma. Ne abbiamo avuto per 20 anni circa, insomma, poi è difficile mettere le date, se il fascismo comincia sicuramente con il 22 o magari il regime comincia nel 25, se finisca nel 43 o se finisca come nel nord Italia nel 45, insomma. Toscana mi sembra finito qualche mese prima rispetto al 25 aprile 45, no? Sì, La parte della sì. Toscana, Firenze, Anche direi che caso era una ancora gommina dovresti fare. prima e altro, insomma. È un regime totalitario, un regime profondamente classista, che si presenta inizialmente come anticapitalista, ma poi invece è un regime profondamente misogino, perché nel discorso iniziale del 19 Berlusconi, sì, Berlusconi, Mussolini parla di voto alle donne, che poi sapete non viene assolutamente fatto, e sulle donne si pratica quella politica profondamente familista, che mi sembra per alcuni aspetti sia abbastanza cara al governo Come attuale, no? che no? Cioè Sempre che della Camera. la donna deve Sono tornare donna, a sono casa, deve madre. tentare di rompere le scatole volendo, lavorare, avendo una vita autonoma, una vita autonoma. Lo sapete, è stato un governo profondamente violento, anche se ci sono stati altri governi violenti nell'Europa di quegli anni e non solo di quegli anni. Basti pensare al modo in cui il fascismo emerge. In questo affare c'è un capitoletto che ho scritto io, dai pochi che ho scritto, credo sembra che abbia fatto chissà che cosa. Ho fatto 3 di questi 20 capitoli, più la cronologia che non viene pubblicata qua, viene pubblicata a parte, online, perché sennò sarebbe appunto una mattonata di Sì. questo. Poi vi dirò anche due dissensi che vi sono stati all'interno delle 5 persone che hanno curato questo libro. Quindi c'è stato questo, insomma, il fascismo è nato come squadristico, è nato tra il 19, 20 e il 22 come fenomeno squadristico, quindi l'aggressione sostanzialmente agli istituti del movimento operaio che si erano costruiti per lungo tempo. Pensate alla fatica che avete fatto per mettere in piedi questo affare qua, che può andare in fumo in un quarto d'ora, perché ricordate, cioè avete visto le immagini di aggressioni squadristiche che non cominciano nel 22, cominciano nel 1919, l'assalto all'Avanti di Milano, che viene distrutto, bruciato e che poi continuano, no? Con dei cambiamenti, soprattutto con uno squadrismo che si manifesta nelle campagne, le zone più tipiche erano Bologna e Ferrara, perché vi erano state lotte contadine, lotte bracciantili molto molto forti, e naturalmente gli agrari devono passare a pagare chi metta fine a queste lotte con la violenza. Sapete anche che il fascismo cresce molto dopo un tentativo rivoluzionario che si ha in Italia tra l'agosto e settembre del 1920, che è quello dell'occupazione delle fabbriche. L'immagine che abbiamo sempre in mente è la Fiat, perché è un po' il centro di questo, quindi l'ordine nuovo, Gramsci, gli operai che cercano di dirigere autonomamente l'industria, gli operai seduti dietro la scrivania di Agnelli, ma sì, l'occupazione delle fabbriche avviene in luoghi in Italia, dalla Liguria, alla Lombardia, all'Emilia, alla Toscana,
Tosca ad altri, e si lega a lotte contadine molto forti che hanno il centro nella pianura padana, ma che si hanno anche poi Puglia, Meridione e da altre parti. Il fascismo è colpevole drammaticamente, il libro cerca di raccontarlo, io ho portato il libro sottolineato, l'ho lasciato là, delle guerre coloniali. Le guerre coloniali, sapete che l'Italia fa una delle ultime guerre coloniali vera e propria fra il 35 e il 36, con una campagna nazionalistica tremenda in cui c'è la solita giustificazione che è tipica di ogni colonialismo, per cui noi che siamo civili andiamo a portare la vera civiltà a paesi che non lo sono. Noi che siamo cristiani, quindi una religione che viene perché superiore rispetto alle altre, quando invece bisogna avere rispetto per un'idea o per una non fede, insomma, no? Dobbiamo portare la vera religione a quelli che non hanno questa vera religione, eccetera. Il che avviene apparentemente con una guerra, in realtà con un massacro preordinato che è terrificante. La guerra nei primi mesi sembra avere uno stallo, la guerra si sblocca solo quando l'Italia passa, uno, a bombardamenti sulla popolazione civile, due, a uso dei gas contro la popolazione civile. Siamo colpevoli di essere uno dei primi paesi ad aver usato il gas contro dei poveri diavoli, c, con una repressione tremenda che viene praticata contro chiunque tenti di opporsi o altro. Uno dei fatti più tragici è che, per esempio, vengono ammazzati tutti i sacerdoti locali, perché i sacerdoti locali vengono visti come elemento connettivo per la popolazione. Anche da noi, chi è vissuto in piccoli paesi, sa che, magari in Toscana meno, ma dove vivevo io, negli anni 50 il parroco era nel paese il centro, l'autorità più importante, insomma. Noi abbiamo anche, fra le altre colpe, quella di aver fatto una roba di questo tipo. La guerra coloniale avviene con una misoginia terrificante. Insomma, se voi pensate alle canzoni che venivano